Giornata perfetta per uscire in bicicletta, infatti nel nord Italia ha iniziato a piovere, oggi pomeriggio scenderà la perturbazione anche qua e si sono già manifestati i primi cambiamenti climatici. Oggi infatti è una giornata molto adatta per uscire in bicicletta perché fa molto fresco, c'è un venticellino che diciamo fa piacere quando si pedala. Oggi però voglio parlarvi della posizione in sella, ve ne ho parlato molte volte perché è importante e fondamentale per pedalare bene, pedalare senza dolori e evitare infortuni nel lungo periodo. Il consiglio che do a tutti è sempre quello di andare da un bravo biomeccanico, ma per vedere quale sia la giusta posizione in sella c'è un dato che è più importante rispetto a tutti gli altri e tiene in considerazione l'articolazione più importante per noi ciclisti, ovvero il ginocchio. Ci sono molti modi per determinare la posizione corretta di un ciclista in sella: o si va da un bravo biomeccanico, il quale tirerà fuori strumenti super tecnologici, oppure in casa in modo abbastanza casereccio e artigianale. Come? Prendete una bicicletta, prendete la vostra bicicletta e regolate la sella fino a trovare un angolo del ginocchio nel punto morto inferiore della vostra pedalata di 25 gradi. È stato studiato, è stato dimostrato con esperimenti in campo, con test in pista e su strada, che 25 gradi è l'angolo perfetto per evitare problemi al ginocchio e per rendere efficace al meglio la vostra pedalata in bicicletta. Farlo è molto semplice: vi dovrete dotare di un goniometro, di un assistente che nel punto morto inferiore della vostra pedalata vi andrà a misurare l'angolo del ginocchio, oppure se siete da soli potete fare come ho sempre fatto io in qualche video precedente, nei primi video che giravo sul canale. Mettevo la bicicletta davanti a una telecamera e cercavo di metterla in asse con la bicicletta e iniziavo a pedalare. Con un software goniometrico riportavo poi il video sul computer e con questo software goniometrico andavo a calcolare l'angolo del ginocchio nel punto morto inferiore. Questo, ragazzi, è essenziale per evitare problemi. 25 gradi è il numero magico. Certo, è un punto di partenza, non è che è un punto di arrivo, perché poi ognuno di noi ha le caratteristiche degli arti inferiori, il rapporto tra la parte superiore della gamba e quello della parte inferiore è differente e questo può variare anche l'angolo con cui il ginocchio tende a piegarsi. Quindi diciamo che 25 gradi è un numero indicativo di massima per raggiungere la perfezione. Ci si può avvicinare più o meno stando sopra o sotto questo numero per cercare di adattare l'angolo, diciamo così, del ginocchio a quelle che sono le nostre esigenze in bicicletta. Quindi, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, regolate la vostra sella in alto e in basso per avvicinarvi il più possibile a questo numero magico, 25 gradi, che è l'angolo che il ginocchio forma quando la gamba è nel punto morto inferiore della pedalata. Fatemi sapere se voi andate da un bravo biomeccanico, se fate tutto a casa, se improvvisate o se siete dei maniaci della biomeccanica, della corretta posizione in sella. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!